Adesso siamo usciti dal padiglione 2, quello diciamo con accessori, eccetera, 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 e andiamo nel famoso padiglione 3 e quindi cominciamo con i padiglioni che dovrebbero avere tutte le grandi novità del mercato, tutti gli accessori del mercato e compagnia. Ecco, il padiglione Mercedes. Ok. Qui c'è Nisman, Bischoff, voi sapete che questi non li... Morello e compagnia sono fuori dal mio concetto di mezzo da campeggio, quindi... Ok, cominciamo a guardare, dopo vi faccio vedere se trovo qualcosa di particolare, ovviamente non una cosa così, visto che ce ne saranno a badilate. Blue Camp, semi-integrale. Semi-integrale con scocca larga come il furgone, la meccanica di base. Siamo 51.000 euro, se ho capito bene. Insomma, al giorno d'oggi si può definire economico, ma insomma, economico relativamente. Il bagno, un bel bagno, lo spazio c'è. E alla parete quella attrezzata che si muove, eccoci qua. Quindi la parete per cui a un certo punto fai questo giochino e ti trovi il vano doccia. Io sono molto belle queste soluzioni, qualche dubbio, vedete? Quando vai sulle stradine belle, diciamo, queste fatte bene come abbiamo noi in Italia, ti trovi poi qualche, questo è per evitare la tendina, ti trovi poi qualche problema perché senti un cioccamento, rumori di tutti i tipi, però comunque rispetto a un van, questo qui mi sembra sia un 6 metri, non vorrei sbagliarmi, qui sotto c'è un vagone, piccolo blò, il letto si può alzare. E qui c'è l'accesso a una specie di armadio sotto. Questo non è malaccio, piuttosto di un van dove sei tutto striminzito, questo insomma, un pochino più spazioso e anche meglio coi bentato di sicuro. In mezzo è questo qua. E questo è il garage, garagino. Qui siamo a casa Adria, serie compact, 50, quasi 57.000 euro. Saliamo, mezzo è fatto bene, sicuramente fatto bene, bello. Ecco, questa cosa a me non piace e vi spiego perché. Primo perché c'è sole ti picchia in testa e quindi devi tirare la tenda, allora non serve a niente. Secondo, perché qui sopra è un bellissimo posto dove mettere un sacco di cose e quindi non mi piace. È vero che in questo modo non ci picchi la zucca, però allora guardiamo un po', bellina, anche i fuochi ci siamo, bella la storia degli sgabelli, questi sono sgabelli che possono scendere, adesso ci sarà un sistema particolare, tipo una cordina qua vedo, qualcosa che li fa scendere, quindi comodo, chi dorme là in fondo un po' meno comodo perché ragazzi ho messo quel pensile che è un po' tra i piedi, quando sono lì con la testa non sarei felice. Qua un bel bagno, gran bel bagno, bello grande, mi piacciono i due scarichi con la parete che ruota, adesso come non lo so perché forse basta tirare, sì, basta tirare. Ecco, questa qui la vedo un pochino rispetto a quella di prima, un po' più solida la colonna. Non la vedo troppo ballerina, anche se questo magnete, c'è da sperare che col tempo mantenga la sua, il suo magnetismo intrinseco. Bene, bah, però mi piace, non è male. Qui c'è Lorenzo, ciao Lorenzo. Nel mondo del look, ecco,
quando si vuole fare una novità si fa una novità di look, e sono praticamente certo che chi ha disegnato questa caravan non ha pensato a una cosa furbissima che invece ha fatto copiando tipi di stile diversi. Si vede bene dall'altra parte, ve lo faccio vedere. Allora, se noi vediamo qua, si vede benissimo la forma del tetto, vedete? Allora, questa era una caratteristica della Leica. Quando la Leica faceva roulotte, le faceva molto bene. Vedete la forma del tetto? È discendente, scende. Questo significa che quando parcheggiate la roulotte ferma per lunghi periodi, il rimessaggio invernale, eccetera, se siete all'aperto, l'acqua non ristagna a metà del tetto. E quindi questa è una furbata. Sono certo che quelli della Hobby gli è venuta un po' per caso, sinceramente, perché sennò la farebbero anche sulle altre roulotte. Dietro c'è questo dettaglio molto artistico e onestamente totalmente inutile di questa porta, che dovrebbe servire a caricare cose, ma vi ricordo che i rimorchi hanno, non si possono caricare in verosimile, neanche i mezzi, ma i rimorchi in modo particolare. E quindi questi sono esercizi di stile sinceramente molto 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 discutibili. Bellini da vedere i pensili fatti così, no, ma è carina, insomma, niente da dire, però sì, è più estetica che altro. Qui per esempio mancano completamente i pensili, e francamente una fila di pensili qua io gliel'avrei anche voluta vedere, insomma, va bene tutto, ma anche là in fondo dove c'è la cucina, io credo che uno sportello che possa contenere piatti, bicchieri, senza che questi vadano in giro per il mondo, potrebbe essere una cosa più che intelligente. Comunque davanti c'è il bagno, che adesso penso sia il bagno, ma mi viene fino in dubbio che non lo sia. Queste sono le zanzariere del Lidl, ecco, sì, è un bagno, per modo di dire, un portapotti, ma ci sta il portapotti, il problema è che non ci stai a fare quel che devi fare, perché devi tenere la porta aperta. E questo è un armadio senza anta, di modo che quando metti la roba casca tutta fuori. Stessa cosa qua, quando vai viene tutto fuori, bella da vedere, ma manca pure il lavandino che devi mettere, il cucinino che devi mettere esterno. E qua c'è il frigorifero. Vabbè, insomma, diciamo, come al solito, sono un criticone, però insomma, resta contare che queste giunzioni qua in carta così non si possono vedere, c'è una anche lì a metà, là in fondo non si possono vedere, onestamente. Vabbè, diciamo che hanno provato a fare qualcosa di diverso. Dreamer D42 è un 5,40 m, e a me piace perché dice qualcosa di diverso. Il letto è sicuramente un po' strettino, ma qui il vano, diciamo, bagno, toilette, doccia, eccetera, è molto bello. E qui è quest'angolo qua tipico, però che si può, con questo pezzo, se poi il relativo supporto diventa un bagno, un letto normale. Qua ci vanno i piedi, quindi chiaramente non c'è bisogno di tanta altezza. Questo si può tirare su liberando un discreto spazio. Armadio non è male, chiaro che non è a tutta altezza ovviamente. Frigo a compressore, tra l'altro italiano. Cassetti, e qui si crea un altro letto sul quale però ho poca fiducia, diciamo. È bellino, dai. L'unica cosa che non mi piace è che mi piacerebbe avere lì sopra uno spazio per mettere la roba, ma insomma, vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Allora, volevo farvi vedere alcuni dettagli, non importa la marca, perché non stiamo parlando di una marca o di quell'altra, ma in generale. Questo qui, insomma, è il portellone posteriore di uno di questi camper. Allora, intanto, sinceramente, questo tipo di finiture qua sono abbastanza, sono accettabili se me le faccio io a casa, ma questo termoformato non a livello del letto, perché come vedete è a livello del letto,
non dà garanzia di isolamento, cioè qui stiamo parlando di qualcosa che non è sufficientemente isolato. Sono dettagli che poi paghi nel momento in cui magari fai una vacanza in qualche posto, anche qua. E poi dopo voglio dire, questo è un mobiletto. Non so, se io andassi in un negozio di mobili e vedo tutti questi tappini e copri vite di giunto, francamente mi sembra proprio che dopo poi facciamo i LED sotto pensile, le cosine carine, però nei dettagli bisognerebbe guardarci. La porta posteriore fatta con il pezzo di plastica di base del Ducato e quest'altro pezzo di plastica sopra, scusate, ma non ci siamo. E ripeto, non sto parlando di una marca in particolare, a parte che questa è una di quelle che va per la maggiore, ma non ci siamo. Ecco, un altro difetto progettuale, qui parliamo di mezzo molto compatto, tetto alzabile, quindi bel mezzo, per carità, però questa è la cucina. Se tu, a parte che è molto piccola, ma vabbè, ci sta perché il mezzo è piccolo, non è un problema. Se tu qui metti qualcosa che cuoce, una pignatta, qualcosina, guardate a che distanza arriva a 20-25 cm dal tetto. Il tetto qua è termoformato, è plastica, plastica leggerina termoformato. Voi potete immaginare questa zona qua, con tutta questa plastica, che fine fa dopo un po'? Che fai da mangiare? Allora, sempre senza dire la marca, non ci interessa la marca, questo viene pubblicizzato senza punti termici. Allora, queste che cosa sono? Questa roba qua che cos'è? Questa cos'è? Non sono punti termici, perché questa qui non è uno spessore che possa isolare, questo ve lo posso garantire, e comunque questa è la mia in vista. Quindi senza punti termici in molti punti. Ecco, allora, anche qui senza citare la marca, che non ha importanza, perché non stiamo facendo critiche a marche o altro, però allora qui dietro, dove io sto mettendo la mano, se uno palpa un attimo, sente c'è uno spazio. Allora, ci sono dei camper dove qui hanno un accesso con il quale si riesce ad andare dentro quello scatolato lì, altri che comunque lasciano l'accesso. Cosa c'è di bellissimo qua dietro? Ci sono le lampadine del fanale, quindi se vi si brucia la lampadina del fanale con questo camper, auguri! Attenzione a questi errori, che dopo uno li paga cari. E qui siamo su un marchio di prestigio, parliamo di un bel motorhome, molto di prestigio. Questo è lo sportello per fare gasolio. Ah, guardate che materiale è, contando che qua sicuramente prima o poi una pisciatina di diesel qua ci viene, insomma, i fumi, se non so voi, a me capita di far uscire un po' di diesel a volte quando faccio gasolio, benzina. Fate vedere, sentite il sound. Poi ci muoviamo qua, questo è il camino della truma, quando la truma va di solito qua c'è il caldino. Guardate dov'è l'ABS, cioè la plastica del vano del bagno. Allora, io vi posso garantire, perché lo so, l'ABS è uno dei materiali più sensibili al calore, quindi quando voi aprite, adesso io non lo posso fare perché loro astutamente l'hanno chiuso, ma è anche giusto perché la gente frega di tutto, quando tu vai ad aprire vai a toccare una cosa che molto probabilmente è hot, cioè bollente, e quindi non la vedo benissimo, insomma, su un mezzo di questo tipo, caspita. Ecco, visto che questa è una nota positiva, citiamo la marca, parliamo di Benimar. Allora, avete fatto caso, la maggior parte dei van, che cos'ha? Vanno bombole qua. Allora, se vi trovate a un certo punto nel mezzo della notte, quello che è, a dover cambiare la bombola e non avete dispositivi e congegni costosissimi, dovete scendere, aprire questa porta, dare aria all'ambiente, che nel frattempo comunque tanto è diventato freddo perché la stufa si è fermata, aprire e fare le vostre operazioni. Invece qua giustamente l'hanno messo da questa parte.
di modo che almeno devi aprire un'anta sola e non tutte e due, e poi hai lo spazio per due bombole che possono essere usate in alternativa. Insomma, è fatto benino. Questa è una cosa positiva, quindi la segnaliamo come cosa positiva. Poi rimangono queste robacce qua, ma questo, di queste abbiamo già detto. Insomma, ci siamo un po' stancati e adesso ci facciamo una birrozza e direi che anche questa edizione è andata. Abbiamo finito questo giro anche quest'anno e cosa devo dire, fiera non si può mancare in un modo o nell'altro, al di là di tutte le critiche, al di là di tutti i distinguo, però obiettivamente è sempre bello venire in fiera, è sempre bello farsi un giro. Quello che rimane di più, direi, per fortuna, sul positivo, abbiamo una crescita del numero di persone che si avvicinano a questo mondo, anche se poi temo che molte rimarranno leggermente deluse perché mancano un po' le premesse. Altra cosa positiva, direi, ho cominciato a vedere qualche semi integrale un pochino più, diciamo, un pochino più stretto, un po' più alternativa ai van. C'è questa mania del camper, nel senso, sento come van, cioè camper puro, il van. C'è questa mania, ogni azienda ne presenta uno, però a fronte di questa incredibile quantità di modelli, la varietà tra uno e l'altro cala sempre di più. I prezzi stanno impazzendo, prezzi altissimi, obiettivamente tutto è in crescita in questo periodo, ve ne accorgerete anche a livello industriale, ci sono delle grosse difficoltà di approvvigionamento materiali, quindi alcune, diciamo, c'è una bolla legata alla ripresa e anche questo mercato la paga, però c'è anche tanta voglia di approfittarsi di questo, e questo è sbagliato. Quindi comunque un mercato che, a mio parere, poi magari mi sbaglio, sta vivendo una bolla speculativa che non farà molto bene se non alle tasche probabilmente dei manager di queste grandi aziende, di questi grandi gruppi, e non ai grandi gruppi, attenzione, alle tasche dei manager di questi grandi gruppi e a quelle dei venditori, diciamo, meno lungimiranti. Cavalcare le bolle speculative non è mai stata una buona strategia per un settore. Speriamo che le cose migliorino, soprattutto speriamo che chi compra un camper, una caravan o un carrello tenda o qualsiasi altra cosa e comincia ad esplorare questo nostro mondo che è molto bello, lo faccia e sia felice, diciamo, sia contento di averlo fatto, perché se dopo questo momento di grande moda, a questo momento di moda segue un momento di grande delusione, allora sì che diventa un problema. Speriamo che non sia così. Tanto è uscito il sole, non piove più, c'è anche caldino, e dal salone del camper e dal suo meraviglioso parcheggino io vi saluto, meraviglioso ovviamente era ironico, vi saluto e alla prossima, diciamo, prossimo video. Ciao ciao.